Allora, buongiorno. Stiamo toccando livelli di fighettudine proprio. Io se non mi taglio sti capelli, ma poi sembro bionda oggi perché ho le luci da sole. Non sono bionda, non sono ramata. Oh, ramata. Questa è dannata, questa di annata, non dannata. Allora, è tantissimo che non faccio questo video. Stamattina stavo buttando dei detersivi finiti, ho detto no, ne dobbiamo parlare, perché io sono volubile, sono una donna superficiale e volubile per quanto riguarda i detersivi e quindi vi volevo parlare di quelli preferiti e di un no del periodo. Sembro Andreotti, sto così. Allora, iniziamo dal no, assolutamente no che mi sta sul groppone. Infatti io già ne ho comprato un altro, ma questo non arrivo a finirlo. E non so perché l'ho comprato. Avrò visto gli agrumi di Sicilia che tanto mi sono cari, ma c'è cioè, presente l'asta al limone che non so se perché qualcuno lo compra. Ecco, è la stessa cosa. Niente, eppure di solito io della Dual Power, con i prodotti della Dual Power mi trovo benissimo. No, è un no, è senza risciacquo, sì, tutto quello che vuoi, no. Per il resto sono tutti sì, una è una conferma. Io continuo a ricomprarlo nonostante il prezzo perché non è economico, io lo trovo dai 3,80 euro ai 4,80 euro ed è l'Aust 3 in 1. Io ve ne ho parlato spesso. A parte che sapete la mia passione per i presidi medici chirurgici, io questo infatti lo spruzzo sulle sedie della cucina oppure sul divano, però come deodorante per ambienti è favoloso, qualsiasi odore, e vi dico che io l'altra domenica ho fritto ed è arrivato il fritto, io non ho la porta della cucina, avete visto, ho un entrée. L'odore di fritto è arrivato nelle camere da letto. Questo ingloba, cioè è quelle pubblicità che sono reali, ingloba l'odore e lo toglie ed è ottimo. Si può usare sulle superfici, io lo uso anche per il cestino del rusco, come si dice a Bologna, per la spazzatura, per l'umido, per dare una disinfettata, naturalmente lo lavo, eh. Però ogni tanto ci do anche una disinfettata. A me mi piace andare in giro a disinfettare cose. No, figurati, poi fi le mie figlie leccavano il pavimento, quindi. Poi, una riscoperta. Panni cattura polvere. Questi credo che costino 1 euro. E li ho da tantissimo. Ho ricominciato ad usarli. Sono veramente molto pratici per spolverare. Anche se di solito preferisco lo straccetto con lo sgrassante o addirittura il panno in microfibra. Questi mi servono anche per pulire l'asciugatrice, perché l'asciugatrice comunque ha due filtri e poi ha la nanuggine che ti rimane sempre nello sportello quando lo apri, e questi mi piacciono molto. Mettendo in ordine, ho trovato questa serie di pacchetti, erano molti di più, li sto usando. Ed è un prodotto che era in offerta sui foglietti a chiappa colore che io compro regolarmente, di questa marca, la Brown. Su ogni pacco, per un bel periodo, c'era aspetta, ecco, ne basta uno. Una confezione di questi prodotti che secondo me sono praticissimi. Allora, sono dei panni di pulizia per il WC che puoi gettare nel WC. Mi piace che c'è la vignetta e che ti puoi portare tranquillamente fuori casa. Io non mi siedo, ma proprio non esiste neanche. Avevo comprato le salviette disinfettanti, quelle della Trudi, per poi rendermi conto che per disinfettarle, per avere il potere disinfettante, dovevi strofinare il WC per un minuto. Ora, no. No, non esiste proprio. Questo non solo eliminano il cattivo odore, ma hanno un antibatterico dentro, igienizzano e si può tranquillamente pulire il WC. Spesso, se sono di fretta, lo uso anche per casa, cioè per dare metto il prodotto che vi faccio vedere dopo, do una pulita così e non serve risciacquo, quindi
Mi piacciono molto, però non ho mai visto la confezione full size al supermercato. Non lo so, li conoscete per caso? Perché io so che esistono quelli della Lisoform che secondo me costano uno sproposito. Li ho usati per un periodo, però io di solito queste salviette non, ecco, non le, per quanto io possa essere fissata con la disinfestazione della casa, come se chissà dove andassimo noi. Allora, non sono fissata. Però vedo che ogni tanto le gemelle, io ho le sedie in tessuto, ci salgono e ci appoggiano il piede e insomma in mezzo alla strada c'è di tutto, quindi mi fa un po' schifo, ecco. Sono per pulito. Ah, queste mi sono state regalate. E non sono male, sono delle salviette multisuperficie che puoi usare anche queste per pulire. Anche queste sono buone, c'era in varie profumazioni. Queste alla mela verde, che sembra quello shampoo che si usava una volta. Come si chiamava? Che c'era la ragazza con le mele verdi in testa. Geni del marketing. Comunque sono buone, sono veramente buone. Vediamo se. Detergenti in multiuso impregnate. Prelevare una salvietta, passare sulla superficie da pulire, non è necessario ripassare. E va nei rifiuti domestici. Quali rifiuti domestici, però? Dillo. Poi, allora, non ve lo posso far vedere perché sto girando col cellulare. Mia figlia, per fortuna che il ferro era spento, ha stirato una busta di plastica. Io avevo spento il ferro da stiro, loro non lo toccano mai perché lo sanno. Lei ha preso il ferro rischiando di scottarsi e purtroppo non si è scottata perché era. Non, dico questo, prendetelo tra virgolette, orribile la gente che fa così, vero? Perché se si fosse scottata forse l'avrebbe capito, perché io mi sono talmente incazzata che non sono stata in grado nemmeno di metterla in punizione. Cioè, non riuscivo, perché prima mi sono spaventata perché si poteva scottare e poi perché la plastica del sacchetto si è fusa completamente sulla piastra del ferro da stiro. Con santa pazienza, scottandomi un po', tolto il grosso e poi ho cercato in giro. Volevo provare il rimedio con il sale che mi avevate consigliato. Mia sorella fa: ma non ti ricordi? Mamma usava sempre il ferro da stiro, lo stick. Ho cercato questo stick e l'ho trovato. Non è per niente economico. Costa 4 euro. E questo, guardate quanto è lungo e quanto ne ho consumato con un solo utilizzo. Non sono riuscita a trovarlo al supermercato, nei negozi tutto mille. Non l'ho trovato da nessuna parte. L'ho trovato soltanto da Expert. Ed era l'ultimo, questo è anche ecologico. Io mi ricordo invece che quelli delle nostre generazioni erano un pochetto tossici, infatti ti dicevano di non respirarlo. Mi ha pulito benissimo la piastra del ferro da stiro, non ha macchiato i panni dopo, anche se ne è rimasto un po' nei buchini che io cercavo col vapore di mandare via, però è stato veramente fenomenale. Must del momento, l'acqua distillata per il ferro da stiro. Avevate ragione, ho seguito il vostro consiglio, ma ne ho seguiti due perché in questa confezione non c'è acqua distillata comprata, ma c'è l'acqua dell'asciugatrice. In molte mi hanno detto usa quella e io sto usando questa e sinceramente io questa grande differenza non la noto. Quindi grazie per il consiglio, scusami se non ricordo. Il nome di, scusatemi se non ricordo il nome di chi me l'ha consigliata. Sto facendo la muta, sto perdendo la muta nel senso non che non so, non parlo, la muta della pelle. Ultimi due prodotti, uno l'ho riscoperto. Scioglicalcare, ottimo. Lo scioglicalcare veramente aiuta. Prima c'è stato un periodo che non lo compravo più. E si notava. Adesso invece lo preferisco. Certo, potrei. Voilà. Potrei ovviare con aceto e bicarbonato, fare una pastetta, mettercelo tutto intorno. Però quello è pratico ed era in offerta tipo 1 euro, quindi l'ho preso. Questo prodotto l'ho adorato. Allora, l'ho comprato
E credetemi, non perché presidio medico chirurgico, ma perché era quello che costava di meno ed era in offerta. Poi ho visto l'Isoform, è una ottima marca, si chiama Zero Calcare, disincostante, elimina i germi, aderisce fin sotto l'acqua. È favoloso, il WC viene splendido. Io di solito usavo la candeggina, anche la candeggina gel, e poi grattavo. Stiamo parlando proprio di... cioè io ho il pranzo sul fuoco, vabbè. C'è in due tipi, ma la cosa più figa è, non è il fatto che pulisca, perché quello lo fa, è un ottimo prodotto, è... sì, lo so, mi piace quanto mi piace dire presidio medico chirurgico, ma non me ne frega, perché l'importante è veramente la pulizia. Poi veramente qui nessuno c'ha la rogna, quindi né chi frequenta la casa né gli abitanti di questa casa, quindi non ho bisogno di dare fuoco al WC, non ce n'è bisogno. Però vedete, c'è pink e green, io ho preso obviously pink, è fucsia. Cioè adesso è finito, perché stamattina l'ho usato, sì, no. È proprio fucsia. Adesso ho aperto proprio tutto, invece c'aveva il beccuccio, ora mi vola anche questo. Comunque è davvero fucsia, cioè fa questo effetto, è il colore identico a quello che state guardando. È straordinario, bellissimo. Devo prendere anche il verde adesso, mi piace tantissimo. E lo guardavo e facevo, oh, che meraviglia, come gioisco delle piccole cose. Bene, io vi saluto. Naturalmente, se avete consigli di detersivi, io, vabbè, qui è l'angolo dei detersivi, io lo adoro i detersivi. Figa questa confezione, è veramente troppo figa. Bravi quelli della Lisoform, complimenti. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. E ragazzi, non è che perché non lo dico, se io ve lo rimarco ogni tanto, perché ripetita Juventus. Pollice in su, ciao.